dialogo interreligioso sia strumento per costruire la pace. Il patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, in visita ad Arezzo. Riorganizzazione delle province, continua la mobilitazione dei lavoratori, oggi incontro in prefettura. Nuove acque, illustrato il bilancio di sostenibilità 2014, 1 milione di metri cubi risparmiati nella gestione della rete idrica. Ambulanti assediati dagli abusivi, presentati in Confesercenti dati sull'abusivismo nelle aree pubbliche. Ninetto Davoli ad Arezzo per ricordare i 40 anni dalla scomparsa di Pasolini. Sono molto legato a questa città, la sento familiare. Nuovo appuntamento con l'informazione su TSD in apertura di questa nostra edizione di TSD Notizie. Parliamo della visita in terra aretina del patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I. Le sue parole: il dialogo interreligioso sia strumento per costruire la pace. Ripercorriamo allora le tappe che hanno contraddistinto la visita di Bartolomeo I ad Arezzo, a cominciare dall'incontro con gli studenti di Rondine, cittadella della pace. Io non sono prezioso, è la pace che è preziosa. Grazie. Con queste parole, Sua Santità Bartolomeo I, arcivescovo di Costantinopoli e patriarca ecumenico, ha salutato gli studenti di Rondine al termine dello storico incontro avvenuto nel cuore della cittadella della pace. Nella seconda tappa della sua visita in Toscana, il patriarca ha tenuto un discorso rivolto proprio ai ragazzi dello studentato internazionale, definendo così l'esperienza che stanno vivendo. Questa splendida esperienza è per noi motivo di grande interesse, ma soprattutto di grande speranza in un mondo che sembra ultimamente avere perso di vista i più alti valori della convivenza e del dialogo. Ha voluto riportare la propria testimonianza diretta a Bartolomeo, apostolo della pace, quotidianamente in prima linea nell'atto di consolidare i ponti del dialogo interreligioso. Poi il riferimento dell'arcivescovo di Costantinopoli alla drammatica situazione vissuta dai cristiani del Medio Oriente, dove si assiste alla sistematica eliminazione di intere comunità che dovrebbe interrogare tutte le religioni. Intere comunità presenti in quei territori, fin dall'epoca apostolica, rischiano di sparire, travolte da eventi che troppe volte non le riguardano. Dio è amore tra i cristiani come tra i musulmani e gli ebrei, fratelli in Abramo. Quindi l'ideologia fanatica scorre nella stessa negazione di Dio. E per questo il dialogo interreligioso non si è interrotto. Anzi, proprio questo dialogo deve contribuire alla soluzione pacifica dei conflitti. Ecco che allora il dialogo, insieme alla conoscenza e alla riconciliazione, tracciano il cammino indicato da Bartolomeo per la costruzione della pace. Durante l'intervento il patriarca ha annunciato l'intenzione della Chiesa ortodossa di volersi ritrovare in un grande e santo sinodo in calendario per la Pentecoste 2016, al centro del quale verrà esaminato anche il dialogo ecumenico con la Chiesa cattolica. Al termine della sua visita nel borgo medievale alle porte di Arezzo, Sua Santità ha ricevuto il premio Rondine Preziosi per la Pace e ha fatto dono di un ulivo che è stato piantato come segno di speranza per la fratellanza tra i popoli. Rimaniamo sempre su questo argomento perché il patriarca ecumenico di Costantinopoli ha fatto tappa anche nella cattedrale di Arezzo, accolto dall'arcivescovo Riccardo Fontana. Parafrasando l'incontro di Benedetto XVI, Pietro viene da Donato, oggi Andrea è venuto da Donato. È la prima volta che un patriarca ecumenico varca la soglia della nostra chiesa cattedrale.
mi ha chiesto prima di andare via di rimanere uniti nella preghiera. Mi ha garantito la sua preghiera, mi ha chiesto con molta semplicità e umiltà se anche noi preghiamo per il patriarcato di Costantinopoli. Lo faremo in unità, che sia un segno che resta di questa visita, che è tutto fuorché formale, organizzata all'ultimo minuto, ma quando c'è la consonanza degli intenti si riesce a realizzare anche grandi cose. È una giornata davvero storica, perché il patriarca ecumenico di Costantinopoli è una figura di grandissimo significato spirituale, culturale e direi anche di rilevanza politica alla fine. Come si dice in gergo, è il Papa d'Oriente, no? Quindi è una persona straordinaria, di spiritualità profonda, impegnato fortemente nei temi di rondine, quindi il tema della pace, del dialogo, dell'unità, e anche un forte impegno sui temi della pace con l'ambiente. Da quasi 25 anni il suo ministero infaticabile per i mari, per i monti, in tutto il mondo, è davvero un apostolo della pace. Per noi rappresenta di quelle personalità che devono essere indicate ai giovani per risvegliare la speranza. E veniamo adesso alla prima tappa della visita in Toscana del patriarca Bartolomeo I, che ha ricevuto ieri all'Oppiano la laurea honoris causa in cultura dell'unità. Professore, un'altra visita eccellente, questa all'Oppiano di Sua Santità Bartolomeo I, ma una visita che si colloca in un momento storico particolare, con un messaggio ancora più particolare. Sì, un momento particolare è quello di una tappa inedita nell'incontro tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, soprattutto attraverso questa fraternità vissuta così intensa tra Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo. Basti dire appunto che il Patriarca Bartolomeo ha partecipato la prima volta nella storia come Patriarca di Costantinopoli alla presa d'inizio del Ministero del Vescovo di Roma, Francesco. E per questo Papa Francesco ha voluto inviare un messaggio che ci verrà letto dal Cardinale Bettori. È un messaggio per dire la sua gioia che l'Istituto Universitario Sofia abbia scelto come prestigiosa figura del conferimento del suo primo dottorato honoris causa in cultura dell'unità proprio un pioniere, come un testimone, come il patriarca Bartolomeo. Un suo commento su questo grande dono che abbiamo nell'accogliere Sua Santità Bartolomeo I. Ma il nostro territorio toscano in questo momento è davvero benedetto dal Signore, e tutto prelude per noi l'altro incontro, quello di Papa Francesco, che sarà qui tra noi il 10 di novembre. Quindi due fratelli nella fede, Pietro e Andrea, nei loro successori, che percorrono questo nostro territorio per rinnovare fondamentalmente ambedue l'annuncio del Vangelo che Gesù ha affidato ai suoi apostoli. Le mie emozioni sono quelle di essere davanti a un grande uomo di Dio, a un profeta dei tempi moderni, che spesso ha dovuto affrontare anche in solitudine tanti problemi anche con le sue chiese, e che crede spassionatamente nell'unità della Chiesa. Cambiamo argomento e veniamo adesso alla pagina economica. Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha deliberato interventi pari a 2 miliardi per il salvataggio di Banca Marche, Cari Ferrara, Cari Chieti e Banca Etruria. Lo ha indicato il presidente del fondo, Salvatore Maccarone, in audizione in Commissione Finanze del Senato. L'eventuale fallimento di 4 banche sarebbe un danno per tutto il sistema. Per partire manca però il recepimento nella normativa italiana dei decreti delegati del bail-in. È una situazione vissuta con affanno anche dalle autorità coinvolte, ha detto Maccarone, senza citare espressamente la Banca d'Italia. L'arco di tempo è molto ristretto, sarebbe una sconfitta se non riuscissimo a farlo avendone la possibilità. Le due diligence del Fondo Interbancario dei Depositi su Banca Etruria ora è completata, poi ha affermato Maccarone, che ha aggiunto di non avere ancora i numeri
numeri della banca, ma che certamente è ragionevole pensare che anche per l'Istituto Aretino ci sia un cuscinetto irrilevante come capitale residuo. Per il salvataggio di Banca Etruria da parte del fondo c'è una difficoltà in più, ovvero la trasformazione in SPA. Altrimenti la BCE non autorizzerebbe il fondo ad acquisire la partecipazione di controllo. Riorganizzazione delle province. Continua la mobilitazione dei lavoratori. Ad oggi l'incontro avvenuto in prefettura. Processo di riordino delle province, l'attenzione dei sindacati. Funzione pubblica CGIL con i rappresentanti dei dipendenti dell'amministrazione provinciale di Arezzo sono stati ricevuti dal prefetto per discutere di questo e altri temi. La data che segnerà una svolta in questo processo è quella del 31 ottobre, giorno in cui saranno rese note le disponibilità dei dipendenti a transitare in altri enti tramite il portale che il Ministero della Funzione Pubblica ha messo a disposizione. Nel quadro degli esuberi è incerto il futuro della Polizia Provinciale, che in questa fase rischia di essere la più compromessa e con essa i servizi svolti a tutela dell'ambito faunistico e ambientale. La provincia non è più competente in materia, lo sarà la regione, che però nel nuovo assetto organizzativo non trova spazi per la polizia intesa come intesa oggi con la provinciale, solo una polizia amministrativa. C'è una serie di problematiche legate proprio anche al riconoscimento dei profili. Si smembrerebbe in via definitiva un corpo che ha un'utilità e che comunque anche gli organi di governo locale riconoscono, oltre che in ambito ambientale, anche per quanto riguarda quelle che sono le dinamiche all'interno della protezione civile, quindi tutto quello che ne consegue in termini di sicurezza e presidio del territorio. Per quanto riguarda il turismo, la legge regionale prevede il passaggio dei dipendenti e della materia al capoluogo di provincia. Noi cercheremo di aprire un confronto con il comune di Arezzo affinché ci sia anche una ricaduta più ampia nel territorio e non solo sia circoscritta al comune Arezzo, perché poi le realtà turistiche importanti sono anche altre e meritano comunque un supporto. Durante l'incontro è stato posto all'attenzione del prefetto anche il tema riguardante il futuro della provincia e della sua organizzazione e dei tanti precari che rischiano di essere le vere vittime del processo di riordino. La pagina della cronaca è finalmente libero, ma Bob Bapari, l'operaio 29enne originario del Bangladesh residente ad Arezzo, è rimasto impossibilitato dall'uscire dall'aeroporto internazionale Ataturk di Istanbul dopo 2 settimane. La disavventura era iniziata ai primi di ottobre quando il giovane di rientro in Italia dal Bangladesh ha perso il permesso di soggiorno allo scalo di Istanbul. Di qui la difficile avventura all'interno dello scalo aeroportuale, una sopravvivenza difficile avendo terminato i soldi che lo ha portato per 3 giorni a rimanere addirittura anche senza cibo. Un'avventura arrivata a lieto fine solo grazie all'intervento di alcuni parenti residenti a Vicenza che sono riusciti a fargli avere un biglietto di ritorno per il Bangladesh. Venerdì Mahbob Bapari è partito con un permesso temporaneo. Adesso si trova nella capitale Dhaka e dovrà rifare tutti i documenti. Parliamo adesso di nuove acque, illustrato il bilancio di sostenibilità 2014, 1 milione di metri cubi risparmiati nella gestione della rete idrica. 1 milione di metri cubi di acqua in meno rispetto all'anno precedente, di cui 430.000 metri cubi solo nella provincia di Arezzo. È questo l'importo del risparmio idrico e ambientale fotografato dai numeri del bilancio di sostenibilità relativo al 2014, presentato da Nuove Acque. Si tratta del 29,2% di risparmio idrico, che equivale alla quantità di approvvigionamento idrico annuale complessivo di 2 comuni, Castiglion Fiorentino e Anghiari. Sostenibilità perché permette di far vedere tutte le azioni verso l'ambiente che la società fa, verso gli stessi dipendenti e anche le ricadute sul territorio. Quindi un bilancio che fa vedere da un'ottica diversa i numeri e le azioni della società. L'ultimo anno abbiamo risparmiato circa 1 milione di metri cubi con le attività messe in campo per ridurre le perdite in rete.
Questo equivale al consumo annuo di circa 2 comuni gestiti, quindi un risultato molto importante in termini di risparmio della risorsa. La società di gestione del servizio idrico, che interessa 36 comuni toscani, di cui 31 nella provincia di Arezzo, ha sottolineato i risultati positivi ottenuti grazie ad un attento lavoro di monitoraggio dei bisogni del territorio, tra questi anche la diminuzione degli interventi stradali di manutenzione della rete idrica, il contenimento dei conferimenti di discarica, le attività di depurazione e l'investimento sulla formazione del personale. Grossi investimenti in formazione, più di 3.000 ore di formazioni specifiche sulla sicurezza, altre 1.000 per lo sviluppo delle competenze, si vedono dei risultati anche in termini di contenimento degli infortuni. Depurazione, aspetto molto importante, massima attenzione, 33 nuovi impianti realizzati, massima attenzione anche al contenimento dei volumi dei fanghi prodotti e alla loro destinazione finale, sempre più compostaggio e agricoltura rispetto alla destinazione in discarica. Con il prossimo servizio ci occupiamo degli ambulanti assediati dagli abusivi, presentati in Confesercenti i dati sull'abusivismo nelle aree pubbliche. Ombrelli, cover per cellulari, borse e altra oggettistica sono i prodotti distribuiti dai venditori abusivi per le strade della città e al centro del dossier di denuncia stilato dal sindacato AMVA a livello nazionale, presentato anche ad Arezzo in Confesercenti. Con un volume di affari di circa 13 milioni di euro nella sola provincia, il fenomeno dell'abusivismo non è più tollerabile per chi svolge onestamente l'attività di commercio su area pubblica, denuncia il sindacato degli ambulanti. Ormai ci sono operatori abusivi costanti in provincia d'Arezzo, si conta quotidianamente circa 100 operatori abusivi che operano in tutta la provincia e nei principali luoghi delle vallate. Arezzo, in particolare il corso, la zona dell'ospedale, la zona del tribunale o anche quella in passato della Cadorna, rappresentano dei luoghi dove spesso e volentieri si viene avvicinati per la vendita di prodotti abusivi. In occasione di manifestazioni estremamente importanti come la Fiera del Mestolo, le Fiere del Perdono in Valdarno, quelle della Mezza Quaresima a San Sepolcro e altre ancora, si vede ancora troppo dal punto di vista delle forze dell'ordine una, come dire, tolleranza nei confronti degli operatori abusivi. L'AMVA chiede quindi maggiori controlli da parte degli agenti di polizia municipale e un intervento della Guardia di Finanza. Se ci fossero i controlli queste cose non avverrebbero, ci sono città dove neanche nei mercati non provano neanche ad andarci più perché sanno che ci sono i controlli e li mandano via, non vanno neanche a chiedere l'elemosina più a Siena, in zone della provincia di Siena, perché fin dall'inizio hanno battuto su questo tasto, cioè controllo di continuo, non abbandonare mai l'area. A destare preoccupazione anche il mercatino delle Pulci, iniziativa nata con l'intenzione di svuotare le cantine, far arrotondare il bilancio delle famiglie, che si sta trasformando in una... Ninetto Davoli ad Arezzo per ricordare la figura di Pasolini a 40 anni dalla scomparsa. Sono molto legato a questa città, la sento familiare. Il circolo culturale Aurora di Piazza Sant'Agostino ad Arezzo ha ospitato l'attore Ninetto Davoli all'interno della rassegna Cineforum curata da Francesco Maria Rossi e i Soliti Ignoti, dal titolo 1975-2015 Pasolini, un anniversario. Davoli ha consentito di tracciare un ritratto privilegiato per riflettere sulla poetica del celebre poeta e regista che proprio con lui instaurò un intenso sodalizio in cui spesso le vie e le bellezze di Arezzo fecero da sfondo. Stare qui intanto per me è una cosa importante e bella, perché per me Arezzo è una cosa fondamentale, non solo perché io ho fatto il militare qui, ma perché comunque in qualche modo anche Pierpaolo ha contribuito a stare qui e veniva qui ad Arezzo, questa è la cosa. Poi ricordare Pierpaolo è quella cosa che a Pierpaolo onestamente non gli sarebbe piaciuto. Ricordarlo per le commemorazioni a Pierpaolo non sono mai piaciute, però siccome quest'anno si sta facendo una cosa veramente importante per tutta Italia e non solo, nel mondo, ebbene è una cosa insomma seria, e io quest'anno è proprio dedicato a lui nei modi più più originali. Arezzo, ripeto, è una città che a me è molto legato, ho fatto il militare, sono stato per 12 mesi, insomma, adesso la sento un po' familiare, insomma.
D'Avoli e il professor Camillo Brezzi hanno quindi commentato il documentario Comizi d'amore del Pasolini sociologo, proponendo una lettura attualistica del suo pensiero. Oggi quello che Pierpaolo ha detto, diciamo, nelle sue scritti, è quello che il mondo sarebbe diventato, la vita come sarebbe diventata. Addirittura Pierpaolo diceva che arriveremo anche al baratto. E chiudiamo con gli auguri che vanno a Luigi e Maria Carboni, che oggi festeggiano il loro anniversario di matrimonio. 70 anni fa infatti si scambiavano le promesse matrimoniali nella chiesa di Bivignano. A fare gli auguri a Luigi e Maria è stato addirittura Papa Francesco, che con una lettera ha impartito la sua solenne benedizione alla coppia. Auguri dunque a Luigi e Maria dal nipote Enrico e dallo staff di TSD. Questa era la nostra ultima notizia, subito dopo di noi l'appuntamento è come di consueto con il meteo. Grazie e buon proseguimento con i nostri programmi.